Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Quest'oggi siamo in presenza della direttrice del Cambridge Center di Casa Giove, la signora Alice Dixon. Vorrei iniziare con una prima domanda. Oggigiorno l'inglese è una lingua a livello internazionale, quindi di estrema importanza nei vari settori del mondo lavorativo, però purtroppo è ancora vista come una lingua ostacolo, quindi difficile da apprendere. E quali sono le strategie efficaci possibili da adottare proprio per l'apprendimento della lingua inglese? Secondo me la prima cosa è di iniziare molto presto, più presto possibile, magari in età prescolare addirittura. Dunque l'età è rilevante nell'apprendimento della lingua inglese soprattutto? Sì, certo. Magari un primo approccio si può fare nella seconda, terza elementare. Poi della quarta elementare iniziare a fare esami per i bambini. Poi la quarta elementare allora fanno il primo esame, quinta elementari fanno un secondo esame, prima media fanno un terzo esame, questa è la serie per i bambini. E quindi arrivano più o meno al livello A2 del quadro europeo. Sì, il livello base, infatti. Poi per le scuole medie i ragazzi dovrebbero raggiungere il livello B1 per la terza media, che qui non succede qui in Italia purtroppo. Poi con le scuole superiori dovrebbero arrivare al B2. Upper intermediate, un B2, un bel livello. Quello che ho richiesto poi dall'altra parte ai docenti oggigiorno nelle scuole statali qua. Eh sì, è finito l'insegnamento, sì. Ecco, riagganciandoci proprio all'ultimo discorso, all'ultima parte del suo discorso, in Italia quali sono i problemi che si riscontrano nell'apprendimento della lingua inglese? I problemi, quello che ho detto prima, che magari uno è costretto a studiare la lingua già in età adulta, voglio dire, dove hanno più problemi perché magari lavorano, hanno famiglia, non hanno tempo, però sono costretti a dover studiare una lingua e quindi non hanno tempo, questa è la cosa secondo me principale. Quindi una persona dovrebbe comunque iniziare ad apprendere una lingua in età prematura, come si suol dire, quindi quando inizia a muovere i primi passi. Proprio come succede con una lingua materna. Sì, se fosse possibile. Oppure aumentare le ore di studi della lingua inglese, della lingua straniera. Lei da madrelingua può consigliare qualche trucchetto anche? Efficace, oltre che una strategia, proprio un trucchetto efficace, magari ascoltare musica o proprio per il bambino iniziare a giocare proprio. Sì, vabbè, già i bambini di oggi che sono nati con la tecnologia, insomma, già sono bravissimi i bambini. Giocano, ascoltano la musica in inglese, magari dimenticano i vocaboli che abbiamo fatto durante le lezioni, ma conoscono tutti i vocaboli della canzone preferita. Questo è sicuro, sì, tutto, ma anche, non lo so, film in lingua originale, anche i cartoni per i bambini più piccoli, sì. È stato un piacere essere in presenza in compagnia della signora Dixon e per ora è tutto, arrivederci da Vivi Casa Giove.